Carlo Scalzitti, uno degli allevatori di Montenero Valcocchiara. Qual è la problematica, la più grande problematica oggi per il cavallo Pentro di Montenero? I cavalli, cioè, siccome il cavallo Pentro è rimasto una delle pochissime razze che vivono brade o pressoché brade, hanno il serio problema del pascolamento per via di problemi che sono nati in seguito all'eccessivo ripopolamento di lupi e orsi. Subiamo un sacco di predazioni e questo, diciamo, mina fortemente il futuro dell'allevamento, in quanto toglie buona parte dei piccoli. Poi c'è una forte azione di decontestualizzazione su social che parlano male dei nostri cavalli e credo sia una vera ingiustizia, in quanto, se possiamo vederli, sono dei cavalli che vivono benissimo e vivono da cavalli, cioè vivono da cavalli sereni, tranquilli, vivono anche tantissimo. E oggi si parlerà appunto di questo con, diciamo, cariche istituzionali che conforteranno la nostra posizione e speriamo che in passato, insomma, i cavalli abbiano quello che gli meritano. Luca Marcora, presidente dell'ANAREAE, che sarebbe l'associazione degli allevatori dei cavalli italiani, ce lo spiega un po' meglio? Sì, ANAREAE vuol dire, è un acronimo per Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine ed Asinine Italiane. Abbiamo su delega del Ministero la tenuta dei libri genealogici di 27 razze equine ed asinine, cioè praticamente tutte le razze autoctone italiane, con l'esclusione di Murgese, Asino di Martina Franca, Veglinese, Norico, Marremano e TPR e Haflinger. Sono tutte razze autoctone, razze con un forte radicamento nel territorio, come è il cavallo Pentro, un cavallo che affonda le sue radici nella storia millenaria di queste zone, un cavallo, appunto, il cavallo dei Sanniti, il cavallo che è stato utilizzato nelle battaglie contro i Romani, cavallo che poi nei secoli ha avuto un influsso con cavalli berberi, ma che soprattutto si è selezionato con la sua capacità riuscire ad ambientarsi in questi territori, che sono territori difficili sia dal punto di vista orografico che dal punto di vista del foraggio disponibile e anche dei predatori, perché questa è una zona dove lupi ed orsi purtroppo fanno anche danni agli allevamenti al pascolo. Appunto, al pascolo, un cavallo allevato essenzialmente al pascolo, quindi libero tutto l'anno. Lago Nero è l'esempio più splendido, perché è un colpo d'occhio di centinaia di cavalli in questo habitat, in questo ambiente naturale splendido. E sono cavalli che oggi, finito l'utilizzo agricolo, le razze di cui noi ci occupiamo sono tutte razze ex agricole, quindi cavalli che una volta erano il trattore, la macchina, tiravano il fieno, portavano il basto per portare la legna. Cavalli che adesso devono trovare una loro collocazione anche di mercato. Lo scopo di ANAREAE, oltre a quello di gestire il libro, quindi di stabilire i dati morfologici, le misurazioni, i piani di selezione, i piani di accoppiamento, ha anche il compito di promuovere questa razza. E ovviamente questa, che è una razza fortemente legata al territorio, deve riuscire a trovare anche un mercato al di fuori del territorio stesso. Quindi compito dell'ANAREAE è anche quella di promuovere questa razza al di fuori della regione, e stiamo lavorando con l'assessorato all'agricoltura proprio per riuscire a trovare dei finanziamenti per portare questo cavallo al mercato. Un mercato che poi può essere variegato, perché il cavallo Pentro è un cavallo con una forte adattabilità a tutti i tipi di equitazione. Quindi lo possiamo usare nella monta lavoro, nel salto ostacoli, negli attacchi e nel dressage. Oggi ci saranno anche dimostrazioni proprio in questo senso. E quindi è un cavallo che ha una sua diversificazione nel tipo di utilizzo, che lo può rendere sicuramente molto appetibile.